In questo video vogliamo attirare la vostra attenzione su alcune offerte. In effetti, ci sono molte offerte di risorse educative aperte e modi per cercarle. Creative Commons ha reso OpenVerse una funzione di ricerca disponibile per archivi di immagini e audio selezionati. Sulla destra puoi selezionare quali licenze devono avere le immagini o i file audio che stai cercando. Sotto i tuoi risultati vedrai chiaramente indicato il modo in cui sono concessi in licenza. Puoi anche copiare le informazioni sulla licenza se desideri utilizzare la risorsa. Probabilmente hai familiarità con Wikipedia, l'enciclopedia online globale in molte lingue. L'offerta è disponibile sotto CC BY SA. Da essi è possibile creare facilmente materiali del corso o fogli di lavoro. Le offerte della Wikimedia Foundation includono anche una raccolta di immagini, video e audio con licenza aperta. Si chiama Wikimedia Commons. Nel progetto Wikibooks, i libri vengono scritti insieme utilizzando la tecnologia Wiki. Wikiversity riguarda materiali didattici per le università. Testi e pubblicazioni sono spesso utili fonti di risorse educative aperte, soprattutto nell'istruzione superiore. Ci sono anche diverse opzioni di ricerca per questo. Puoi anche scoprire risorse educative aperte attraverso i siti web che probabilmente già utilizzi. Ci sono video con licenza aperta su YouTube o foto e illustrazioni con licenza aperta su Flickr. Naturalmente ci sono anche molte offerte disponibili solo in una lingua o relative ad argomenti o paesi specifici. Possono trattarsi da un lato di raccolte, ma anche di motori di ricerca. La piattaforma su cui segui questo corso è anche una piattaforma per risorse educative aperte. Tutti i corsi hanno una licenza CC e la maggior parte dei fornitori ha optato per una licenza aperta. Quindi, come vedi, c'è davvero molto da scoprire e non voglio trattenerti oltre per iniziare la tua ricerca.